Tramonto al rifugio Raimondino. Siamo saliti per le 8 per mangiarci cena. E domani mattina, presto, 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 faremo questo taglione per andare a prendere alla base della Madre di Dio la cresta che attacca verso la Madre di Dio. E poi si proseguirà lungo tutta la catena della Madre di Dio, poi Sigismondi e via andare. Vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare domani. Levataccia alle ore 3, si lascia la comodità del rifugio e ci dirigiamo verso la Madre di Dio. Credo che il primo tratto non riuscirò a filmarlo tanto perché non si vede nulla, ma alle prime luci ricominciamo. Siamo all'intaglio tra le due cime della Madre di Dio, abbiamo fatto una piccola variante, siamo scesi nel canale della Madre di Dio. Poco prima del colletto abbiamo preso a sinistra dove c'è una foto ricordo e siamo saliti da questo canale qua e adesso puntiamo subito la nostra prima vetta e da lì andiamo avanti con la traversata. Arrivati al colletto Freshfield dopo aver fatto la traversata della catena della Madre di Dio, adesso attacchiamo la cresta Sigismondi e via, su fino all'Argentera, la cima sud, e poi da lì si continuerà. Thank you.
sul Gelas di Lurusa dopo aver toccato il Monte Stella. Adesso ci abbasseremo verso il Corno Stella a cercare le doppie che ci porteranno fino allo spigolo superiore. Oggi direi che la chiudiamo qui, siamo arrivati fino al colletto del Corno Stella e direi che è decisamente troppo tardi per fare ancora la catena delle guide, quindi scendiamo giù al Bozzano, poi vedremo se dormire lì o se scendere ancora fino alla macchina o cosa combinare. È andata bene così, dai, peccato, pensavo di chiudere la giornata, ma ci siamo dilungati in un paio di punti non conoscendo la zona, dovremo poi tornare.